Bella a tutti ragazzi, qui Bazzo che vi parla e oggi siamo di nuovo su Vampire Saga. Allora, lo so che qua magari sparirò un po', tipo così, se faccio così sono mezzo invisibile, però vabbè, non fateci caso, è perché non avevo voglia di cambiarmi e quindi ho fatto tutto così. Comunque, mi avete detto che qua io voglio... Gli abitanti di questa città hanno chiuso l'oasi con le finestre prima di andarsene. Ho capito. Io voglio andare avanti. Mannaggia al diavolo. Com'è che si andava là? Ho capito, ma io non è che voglio entrare soltanto qua. Perché qua mi avete detto che c'è tipo... Quello è un... Non lo vedi il dipinto? No, allora ragazzi, ve lo giuro, qua non riesco a capire che cos'è. E ho capito che questo è un dipinto. Lo sali di sopra? No, noi abbiamo... Figura l'ospedale locale, ho capito, ma non so dove cavolo si trovi. Qua c'è una tarantola nell'acquario. Non voglio prendere le chiavi con le mani, potrebbe mordermi. Adesso voglio vedere qual è l'altra cosa che dice. Wow, quel ragno mi pare pericoloso. No, e se lo uccidessi? No. Se lo colorassi? Magari è magnifico. Chiavi del bagagliaio. Ma perché le chiavi del bagagliaio dovrebbero essere nell'acquario della stanza di un bambino? Con un ragno. Perché se non hai un ragno nella tua stanza non sei nessuno. Ma non le puoi utilizzare da solo? Cos'è, scusami? Un oliatore. Ok, lì non ci posso più andare, significa che non c'è più niente. Riesco a capire la logica di questo gioco. Alcune volte fai così. Pennarelli, forbici. Non sto capendo niente. No, ma sinceramente, qualcuno di voi ha capito? Cioè, vuoi dirmi che io devo prendere ogni quadro e tagliarci perché c'è dentro un pennarello? Il bambino che l'ha fatto cedere era seriamente malato e... Ora capisco perché mi facevano vedere sta roba. Perché c'è dentro un altro pennarello. In questo che c'è l'ospedale, chi se ne frega dell'ospedale di dove potrà essere. L'importante è che prendi un pennarello, a cui non gliene frega esageratamente niente a nessuno. Ma tanto cosa ci vuoi fare? Il pennarello sarà... Oliatore. Sai, coi pennarelli, le forbici. Non succede. Allora, forse è un oliatore. Con le forbici, no? Pennarelli. Non so, voi dovete consigliarmi qualcosa nei commenti perché io sto diventando matto. Non capisco niente. No, non succede nulla. Non capisco nulla. Oliatore? No. Io devo ancora capire questo. Vuoi dirmi che devo usare le forbici? Pennarelli! Sembra di essere alle elementari. 3 ho detto. Mi ricordano i tempi delle elementari quando andavo a scuola e dipingevo coi pennarelli. Mi sembrava la cosa più bella sulla faccia della terra, tipo
I pennarelli, possiamo usare i pennarelli. Se me ne rendo conto adesso era una cosa stupidissima. La maggior parte delle cose che ci vuole elementari erano stupide. Adesso no. Che diamine hai capito? Prendi il 6. No. Prendi questo perché così posso volare tutti. No! Ho cannato! Ho cannato! Il 4... Comincio a fare il 4. Non sto più capendo niente, letteralmente. 6. 5, 5, 5, 5. Chi sta capendo qualcosa? 1, 2, 1. Voi avete capito qualcosa? No, perché ne manca uno. No, ma cioè, sono malati quelli che hanno creato questo videogioco. Ma seriamente, cioè, vuoi dirmi che devo andare qua? Prendere l'elefante? C'è la cucitura? Devo tagliare con le forbici la cucitura? Cioè, no, ma bambino, ma adesso ti... Non ho capito niente, cioè, adesso mi chiameranno per risolvere i casi del... Tipo, no, che ne so, ma i casi irrisolti della storia. Cioè, questo bambino c'aveva dei problemi. Cosa devi nascondere la chiave? È della camera da letto. Ma prendi il detergente. No, il detergente no. Sarebbe per pulire, che ne so. Magari ha sporcato i muri coi pennarelli. Ma... Buon dì, fantastico signore! Scherzando, spero. Devo oliare la ruota. No, oh, torna indietro prima di finire di sotto. Scusami. Lui hai compreso? No, allora. Un paio di stivali. Dove porco diamine li vedi gli stivali? Chiavi e guanto già prese. Bottone. Adesso andiamo per ordine. Due libri. Ma quello non è un libro, Cosa? Questo bambino è... Cioè, questo caso è malato di mente. Cioè, Sherlock Holmes non riuscirebbe a risolvere una cosa così. Forse perché questo bambino è un genio. Capisco se è lui un genio o se sono io che sono stupido, perché è impossibile sto caso. Cacciavite, dove lo vedi un cacciavite? Ma perché poi... Allora scusa, adesso facciamo l'elenco delle cose che ci sono nel guardaroba. Costa di durare mezz'ora questo video. Cioè, un 8 di quadri, un 8, il resto del mazzo no, l'ha bruciato perché non gli piacevano gli altri numeri. Una torcia, boh. Uno stemma numero uno. Poi altre con un amuleto. Quello egizio, grande, tipo così. Mettevano sul collo dei faraoni. Vabbè, a caso. Un cuscino. Una bambola di non si sa chi, probabilmente del vecchietto, del fachiro che c'aveva fuori di casa, morto. Del profumo. Una spazzola per capelli che dovevo trovare. Una campana. Ma c'hai nel cervello te le campane, scusami. Cioè, secondo te posso trovare in un guardaroba una campana? Stiamo serio? Stiamo scherzando?
una campana. Chi mette una ca... Tutti. Adesso da tutti oggi in poi mettiamo le campanelle negli armadi. Ah beh, un macete nell'armadio, perché... Cioè... Se non metti 500 gomitoli nel tuo armadio, non sei nessuno. Un Luchè, un cotton fioc usato, fantastico. Un portamonete. Portamonete, lo... Oh, voglio il portamonete. Bottoni dove sono? Bottone. Ma è da spararsi, sta roba. Eh no, questi cosa sono? Non sono guanti. Guanto! No, voleva quello di guanto. Non poteva mettercene uno solo. Libri. Perché no? Cioè, lì c'è un altro pugnale, vabbè. Cioè... No, ma sei malato seriamente. Cioè... Chi ha concepito questo gioco? Giuro che va... Ho cliccato a caso. Hai trovato qualcosa che ti tornerà utile. Ho preso 5 quintali di cose. Ho svuotato un armadio che non era un armadio. Mi serve? Ma cos'è che nasconde? Secondo me la gente è scappata perché aveva paura di sto bambino. L'asse del letto. Maniglia. Madò, che genio. Che è sta roba? Puzza di alcol. Detergente. Qualcosa è andato storto. Non mi serve niente. Cosa mi serve? C'è un tingolasse? Cacciavite? Detergente? Non lo so. Spiegatemelo voi. Secondo me questo bambino ha avuto dei seri problemi all'infanzia, perché c'è un buco nel tetto. Devo appoggiarci qualcosa per poter... Quella è la strada. Ho capito. L'asse. Mamma mia, che bello. Questa città mi ispira ad andarci al mare. Questo vicolo non mi convince, ti sembra quello dove uccidono le persone. Purtroppo non ricordo nessun nome. Hai perso la memoria. Detergente, usa il detergente, almeno puoi chiamare. Ok, cioè. È fantastico questo cinema, questo circo, quel che è. Quella suoneria mi ricorda qualcosa, è il mio cellulare. Devo trovarlo, è l'unico modo per chiamare io. Scusami, ma se tu sei nel circo e non ci siamo mai arrivati, e il tuo cellulare non sai dove diamine sia in un'intera città, ok? Che è abbandonata, ma... Come lo trovi un cellulare? Scusami, Non è difficile ricordare il codice del registratore di cassa. Il prezzo di un hamburger più bevanda del bar di Molly. Ma stiamo scherzando? Questo serve perché 973 devo poter chiamare un taxi. Cioè, siamo in una cosa abbandonata e cosa ti serve? Chiamare un taxi. 9 con D 7 posto di girare tutta sta roba. 3 del 32. Faccio della moneta, ce la infilo. Aspetta. Cioè il... Lo sacchiotto non me ne frega niente. Me ne frega del lago del filo che c'è attaccato.
Vabbè, ragazzi, io non capisco. Non capisco. Cioè, su lì ci passa anche un topo, dai. Vabbè. Quindi oggi chiudiamo qua il video e ci vediamo alla prossima volta. Questo rimarrà un mistero per l'eternità. Ciao!